Partirei subito con Francesco. Francesco, hai avuto modo di vivere negli ultimi anni numerose implementazioni e numerose evoluzioni all'interno del mondo Facebook. Secondo te, in quale direzione si sta muovendo la piattaforma? Ciao a tutti, allora io credo che Facebook si stia muovendo in una direzione molto precisa, che è quella dell'automazione massima, e nello specifico credo che stia trasformando da una piattaforma in cui gli utenti erano il centro come produttori di contenuti a una piattaforma in cui gli utenti sono qualcosa che fruisce di contenuti, e questo vuol dire anche che ci sarà sempre più spazio per i video, ci saranno sempre più spazio per contenuti multimediali di tipo diverso, ma allo stesso tempo ci sarà sempre più importanza per quello che è l'algoritmo diciamo, della piattaforma stessa, sia dal punto di vista dell'advertising, sia dal punto di vista dei contenuti stessi. Perché? Perché l'obiettivo di Facebook è quello di tenere gli utenti sempre di più all'interno della piattaforma, perché questo chiaramente permette di prendere più dati e allo stesso tempo di mostrare più pubblicità. Ma per fare questo vuol dire che deve dare i giusti contenuti sia dal punto di vista dei contenuti prodotti dagli utenti stessi o comunque da quelle che sono le aziende o quelle che sono le pagine, o i gruppi, con grande attenzione tra l'altro ai gruppi stessi, ma allo stesso tempo deve fare molta attenzione a quelle che sono anche le pubblicità, che sono il motore che sta all'interno di Facebook, che mandano avanti il sistema. Quello che io vedo comunque è che la piattaforma cambia velocemente, cambia esattamente come i propri utenti, oltre a influenzarli. Quindi se si vede che gli utenti tendono a interagire di più con contenuti brevi, Facebook spingerà di più contenuti brevi. Se ci sono più contenuti testuali che attirano gli utenti, spingerà di molto di più i contenuti testuali. L'unica cosa che dobbiamo fare noi come utenti e come anche marketer è quella di cercare di capire quali sono i trend, continuando a fare un'analisi profonda di quello che andiamo a vedere e di quello che viene prodotto anche dagli altri. Chiaramente, se rimaniamo autentici, ma allo stesso tempo cerchiamo di mutare il nostro tipo di contenuto in base a quelle che sono le esigenze del mercato e della piattaforma stessa, chiaramente avremo un maggiore successo. Ora, parlando di intelligenza artificiale, come impatterà e come sta impattando l'intelligenza artificiale, sul modo in cui facciamo advertising su Facebook? E inoltre, che caratteristiche dovrà avere l'advertiser del futuro? L'AI impatta sempre di più, soprattutto nell'ultimo periodo, che chiaramente da quando è stata introdotta la CBO, quindi l'ottimizzazione delle campagne, lato del budget delle campagne a livello appunto di campagne e non di adset, l'AI, quindi tutta la parte di intelligenza artificiale, machine learning, chiamiamolo come vogliamo, dell'algoritmo di Facebook e di Facebook stesse stanno migliorando giorno per giorno. La cosa interessante è che comunque, nonostante il fatto che ci sia tantissima automazione e tantissima possibilità di ottimizzare, già dal punto di vista algoritmico, la cosa più importante di tutte rimane come noi facciamo i nostri annunci e come andiamo a scegliere il target a cui farli vedere e l'obiettivo che poi vogliamo chiedere a Facebook, dalle nostre ADV. E quindi se noi siamo capaci come advertiser di creare dei buoni contenuti, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista del copy, non, questo non farà altro che facilitare l'automation, quindi la parte di automazione che può esserci a livello di diciamo apprendimento di AI di Facebook. Quindi questo cosa vuol dire nel pratico? Nel pratico vuol dire che Facebook sarà sempre più bravo nel tempo a capire quelli che sono i pattern di conversione. Cosa vuol dire? Vuol dire cosa fanno gli utenti prima di fare una determinata azione. Questa azione potrebbe essere un evento su un sito, quindi un acquisto, un'aggiunta al carrello, ma potrebbe anche essere, per esempio, l'invio di un messaggio, o potrebbe anche essere la singola interazione, un certo tipo di interazione all'interno della piattaforma. Più noi siamo bravi a creare dei contenuti che scatenino queste reazioni, quindi queste interazioni da parte degli utenti, più l'AI di Facebook funzionerà bene. Chiaramente, per fare questo abbiamo bisogno di conoscere molto bene il nostro target. Cosa vuol dire? Vuol dire che conoscere il nostro target vuol dire capire chi sono, ma anche come si comportano. E per fare questo dobbiamo studiare tanti dati, quindi c'è una maggiore importanza anche nello studio dei dati che poi escono dai nostri test o da quello che appunto ci va attorno. La cosa che comunque secondo me non cambierà mai è la gente, nel senso che
cambierà il modo in cui gli utenti interagiscono con i nostri contenuti, ma allo stesso tempo gli utenti rimarranno sempre gli stessi, nel senso che come da milioni di anni a questa parte il marketing funziona sempre nello stesso modo, c'è qualcuno che ha un bisogno e qualcuno che va a risolvere questo bisogno. Ecco, quando noi capiamo questo, ci rendiamo conto che un buon advertiser è una persona capace di risolvere un bisogno in modo semplice, in modo diretto, e soprattutto è capace di capire come risolverlo in modo adeguato. E per essere adeguato a tutto questo vuol dire che fondamentalmente dobbiamo essere capaci di dare la giusta inserzione alla giusta persona nel giusto momento, per fare in modo che questa inserzione venga individuata, venga eventualmente cliccata, venga diciamo sfruttata a pieno, per portare maggiore valore all'utente che poi la va a guardare. Sembra tutto molto complesso, di fatto non lo è, nel senso che se uno ha un po' di domestichezza con la DV e studia costantemente, è una cosa che viene abbastanza naturale. Se invece uno ancora pensa di poter fare advertising cliccando su quattro bottoni e sperando di capire come va a finire, ecco, questo non è più possibile. Perché è vero che Facebook ci semplifica da una parte la vita, perché dobbiamo controllare un po' meno quello che succede, ma allo stesso tempo, se noi non diamo le giuste direzioni all'algoritmo, avremo solo e soltanto grandi problemi. Detto questo, vi saluto. Se avete domande per me, scrivetemi, contattate.